Siate tutti molto benvenuti. Che Dio benedica tutti voi. Che la pace e la speranza siano presenti nei vostri cuori. È meraviglioso sentire la presenza dell'Onnipotente Dio che illumina i nostri cammini. La Bibbia, un libro sacro pieno di insegnamenti, storie e poesie, ha il potere di ispirare e rafforzare la nostra fede interiore. I Salmi, in particolare, sono una raccolta di poesie e canzoni che esprimono le emozioni e le esperienze umane. Molte persone trovano conforto e speranza in essi, specialmente nei momenti difficili. In questo video, esploreremo i salmi più potenti della Bibbia e come possono portare conforto e forza nelle nostre vite. Prima di tutto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere mi piace per ricevere i nostri video e anche la benedizione per voi e la vostra famiglia. Spero che vi sentiate ispirati e incoraggiati nel sentire parlare di questi salmi significativi. Ascoltateli con fede e non saltate questo video per ricevere tutte le benedizioni contenute in essi. Cominciamo! Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Anche se cammino in una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Tu mi prepari un banchetto sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sicuramente bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Salmo 27. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è la difesa della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi si avvicinano per divorarmi, sono loro che inciampano e cadono. Se un esercito si accampa contro di me, il mio cuore non teme, e se una guerra si scatena contro di me, anche in questo confido. Una cosa sola io chiedo al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e contemplare il suo tempio. Egli mi proteggerà nel suo rifugio nel giorno della sventura, mi nasconderà nel segreto della sua tenda, mi eleverà su di una roccia. Allora il mio capo si innalzerà sopra i nemici che mi circondano, nel suo santuario offrirò sacrifici di giubilo, canterò inni al Signore. Salmo 46. Dio è per noi rifugio e forza, soccorso sempre pronto nelle angosce. Perciò non temeremo se la terra trema, se le monti si spostano nel cuore del mare, se le sue acque bramano e si agitano, se i monti vacillano con la loro forza. C'è un fiume i cui rivoli rallegrano la città di Dio, il santuario delle dimore dell'Altissimo. I regni si scuotono, le nazioni si ribellano, egli alza la voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore, le meraviglie che compie sulla terra. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, spezza l'arco e spezza la lancia, brucia i carri nel fuoco. Taci, e sappi che io sono Dio, e sarò esaltato tra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Aspettatevi nel Signore, siate forti e coraggiosi, aspettatevi nel Signore. Che questi salmi possano portare pace, conforto e speranza nelle vostre vite. Ricordatevi di confidare nel Signore,
fu che egli è il nostro pastore, luce e rifugio in ogni circostanza. Che possiate trovare ispirazione e incoraggiamento per affrontare le sfide della vita con fede, sapendo che il Signore è sempre al nostro fianco. Ringrazio per aver guardato questo video e spero che siate stati benedetti da queste parole. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per ricevere ulteriori contenuti ispiratori. Che la pace del Signore sia con voi e le vostre famiglie. Alla prossima video!